Alle 18:30 Zingaretti dice basta con gli ultimatum o non si va da nessuna parte. Un tweet di Nicola Zingaretti traccia la linea in cui si è attestato il PD dopo le esternazioni dichiarate molto aggressive da parte di Luigi Di Maio. Patti chiari, amicizia lunga, scrive, stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo governo all'Italia, europeista, sociale e verde. Ma alle 19:15, alle 7:15 di sera, il segretario del PD, Nicola Zingaretti, annulla un incontro previsto con il capo dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, a seguito delle parole pronunciate da quest'ultimo sulla crisi di governo. Il forfè è stato comunicato pochi minuti dopo le 15, in pratica subito dopo le dichiarazioni dell'ex vice premier pentastellato. Alle 19:30 Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro con i rappresentanti PD e 5 Stelle, ha delineato un percorso di lavoro per consentire di elaborare un programma condiviso da entrambe le forze politiche sulla base delle prime linee programmatiche che gli sono pervenute. Conte incontrerà di nuovo i due partiti domani mattina. Quindi Zingaretti, molto più nervoso o apparentemente nervoso, di oggi pomeriggio, annulla l'incontro con Di Maio in segno di protesta perché è esterrefatto, dice io sono esterrefatto da queste parole, ci dica Di Maio, ci dica se vuole continuare questa trattativa, perché non è un governo già, è una trattativa per vedere se con Conte si riesce a formare un programma comune e un minimo di voti al Senato e in Parlamento che sono risicati per il momento. Quindi Di Maio, abbastanza innervosito, oggi fa una dichiarazione forte. Questi sono i nostri punti, prendere o lasciare o si va al voto e dice e anche presto, sottolinea anche presto. E poi sottolinea un'altra cosa, che non si tocchi il decreto sicurezza bis voluto dal governo attuale, perché quello attuale è quello Lega 5 Stelle, che non si tocchi appunto questo decreto sicurezza perché è stato votato anche da noi siamo convinti dei suoi contenuti. Mattarella ha solo dato delle indicazioni, non sui contenuti, ma delle indicazioni. Ad esempio, ve ne dico una, dice: ma la multa da 250.000 a 1 milione, come si fa a sapere se una nave deve prendere 250.000 a 1 milione? Sarebbe meglio magari introdurre il sistema per dare la multa, se no il prefetto può dare sempre 1 milione o può dare secondo come vuole la multa. Quindi non possiamo paragonare una piccola barca a vela con una persona sola a bordo come una nave da 1.000 tonnellate con 300 immigrati a bordo. Quindi bisogna anche capire come mettere questa multa. Questa è una delle indicazioni. Quindi Di Maio dice: non dobbiamo snaturare, cancellare o modificare il decreto sicurezza bis, dobbiamo magari mettergli come calcolare le multe secondo, non lo so, alcuni criteri. Questa è una più le altre. Quindi Di Maio dice che nessuno tocchi quello che abbiamo fatto prima, non siamo qui per disfare, anche perché le cose fatte prima le abbiamo firmate anche noi e non solo firmate e volute, perché il decreto sicurezza bis non è di Salvini, ma è del governo precedente, di Conte, Di Maio, Salvini. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.